Buon pomeriggio a tutti, sono Alessandro Ciriani, sono il sindaco di Pordenone, una città di 51.000 abitanti. Sono un sindaco orgogliosamente di destra, orgogliosamente iscritto a Fratelli d'Italia. Il mio comune, Fratelli d'Italia, raggiunge lo stesso identico consenso di Forza Italia e della Lega, esprime assessori ed amministratori. Questa è la dimostrazione che la destra non è solo testimonianza, ma la destra può essere anche l'espressione di ottimi amministratori e che c'è spazio, c'è una prateria per la destra che può non essere occupata dal PD e non deve essere occupata da Grillo. Noi abbiamo espugnato questo comune dopo 15 anni di governo costante della sinistra, sinistra che oggi vive una fase, una stagione di grave difficoltà. Si sta spappolando e da referendum in poi ha collezionato solo un'infinità di sconfitte. Resta al potere ma rappresenta di fatto solo una minoranza. E questo perché? Perché la sinistra a Pordenone, come nel resto d'Italia, ha perso ogni connotazione popolare. La sinistra è molto più impegnata a tessere relazioni opache col mondo bancario e finanziario. È impegnata a sposare le cause di singolari diritti civili dimenticando i diritti dei cittadini italiani che risiedono quotidianamente, è più impegnata ad abbracciare i Rom e dimentica invece quelle che sono le battaglie fondamentali del sociale all'interno del nostro paese. Voglio raccontarvi cosa sta succedendo qui in Friuli Venezia Giulia e nella mia città. Noi stiamo diventando la Lampedusa del Nord. Siamo meta di un afflusso anomalo di persone che provengono da altri paesi europei, cosiddetti richiedenti asilo, rimandati, respinti da altri paesi europei. A Pordenone questo ha attirato l'attenzione della stampa nazionale, delle TV nazionali e persino di Amnesty International, che ha definito il sindaco di questa città una persona che si comporta in modo bestiale. Tutto questo perché? Perché evidentemente è facile parlare di solidarietà, è una bella parola. Io da sindaco la solidarietà l'ho espressa concretamente attenendomi agli ordini del prefetto e accettando alla fin fine molti più richiedenti asilo di quelli che mi spettavano secondo l'accordo col Ministero. Però la solidarietà è un sentimento che non dovrebbe conoscere perimetri amministrativi e spegnersi al confine di Pordenone. Perché la cosa strana, singolare, grave è che i sindaci del Partito Democratico nella cintura esterna di Pordenone non accolgono richiedenti asilo perché è facile fare i cortei, affermazioni di principio e molto più difficile declinarla concretamente. E abbiamo la protesta di Amnesty International perché un sindaco di Fratelli d'Italia dice: accolgo coloro i quali hanno diritto a restare nella mia città, ma non ho accolto, non accolgo e non accoglierò mai coloro i quali non hanno diritto giuridico di restare in questo paese. Perché è assolutamente inaccettabile che ogni giorno si stacchi un assegno virtuale equivalente a decine di migliaia di euro per dare assistenza a persone che sono già state respinte da altri paesi europei. Si dirà: ma guardate, voi siete una zona ricca, Florida, del nord-est, eravate chiamati la Manchester d'Italia. Si dimentica però una cosa, che se Pordenone, come altre città d'Italia, come tantissime altre parti d'Italia, ha strade che sono sicuramente migliorabili, ma migliori di quelle di altri paesi, se ha servizi sanitari e sociali di qualità, perfettibili, ma migliori di quelli di altri paesi, se ha la possibilità di avere scuole, edifici che sono sicuramente migliorabili, ma migliori di quelli di altri paesi, non lo deve né alla fortuna né al fato, lo deve a generazioni di persone, ai nostri padri, ai nostri nonni, che hanno fatto immani sacrifici per consentire ai loro figli di andare all'università, di potersi comprare una casa. E nel momento in cui anche nel ricco nord-est qualcuno incomincia a soffrire, ad avere difficoltà perché è anziano, perché è ammalato, perché ha il figlio disoccupato e chiede allo Stato di poter ricevere indietro qualcosa di quello che ha dato, non accetta di vedersi superato da chi è arrivato qui per ultimo e ha sicuramente benefici maggiori di quanto hanno di tanti disoccupati o le 3.500 cartelle sociali aperte anche nel mio comune. Non possiamo lasciare questo spazio ai grillini perché, beh, guardate, l'ha dimostrato Nello Musumeci. Non occorre essere dei signori nessuno per essere dei galantuomini specchiati.
Non occorre essere persone senza storia, senza tradizione, senza identità, degli absolute beginners per essere uomini all'interno delle istituzioni che garantiscono di avere le mani pulite e la testa proiettata verso la propria comunità. Ecco perché dico che c'è uno spazio enorme per quella destra che ha dimostrato nel passato di mettere insieme principi culturali, ideali e capacità amministrativa. Occorre, serve anche all'interno del centrodestra un polo di destra forte. È un'autentica anomalia della nostra storia il fatto che l'abbiamo dovuto ricostruire con grande fatica. Sono state almeno due le cause di questo sgretolamento. Il primo, la demonizzazione della sinistra. Ogni qualvolta da destra si propone qualcosa, vuoi sul piano culturale, vuoi sul piano politico, scatta immediatamente il nervo scoperto del mondo intellettuale, culturale, dello spettacolo e politico che parla della riproposizione degli spettri dell'autoritarismo o addirittura della dittatura. L'altro è stato un errore endogeno, perché qualcuno che avevamo accompagnato in un lungo percorso di affrancamento della destra, dal deserto del dopoguerra fino all'Alleanza Nazionale, fece due errori clamorosi e direi anche quasi un crimine politico. Il primo, portarci nel PDL, fu un errore mortale, perché fu come il cambio tra la lira e l'euro, e l'altro fu il fatto di aver disintegrato, distrutto, tradito una comunità umana e aver eliminato anche la sua classe dirigente. Ogni riferimento a Gianfranco Fini veramente era puramente voluto. Il centrodestra deve agire unito, ma non deve unificarsi. Le sensibilità, la storia, le tradizioni, le ricette sono compatibili, ma non sono sicuramente impastabili in qualcosa che diventa indigeribile. Quindi, e chiudo per davvero, dico con orgoglio, faccio il sindaco e da qui può rinascere una destra che rappresenti quelle tante persone che oggi non sono rappresentate. Qui parte la destra che si riconosce nel popolo puro, non nei salotti di sinistra. Qui rinasce la destra che rappresenta quelle persone, le tanti milioni di partite IVA, impiegati, artigiani, dipendenti che oggi non sono rappresentati, e quell'Italia vera e profonda che si riconosce nella tradizione, che riconosce il primato della politica sull'economia, che riconosce il primato del sociale sulla tecnica, che riconosce il diritto alla sovranità, che riconosce il diritto ad avere una propria identità, a non aver paura di parlare di patria e di nazione come antidoto fondamentale alla globalizzazione. Viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia. Grazie al sindaco di Pordenone, Ciriani.